Signori e signori, siamo qui direttamente dagli anni 80, così come negli anni 80 JR era famoso al tempo, ma noi ce l'abbiamo uno più figo di JR, ce l'abbiamo qua, come ti chiami? Marco. Marco, da dove vieni? Milano. Ok, allora JR a te ti fa una pippa, cosa? Marco, che cade? È Marco di Milano, è lui? Ah, famosissimo Marco di Milano, ecco, pensavo se veniva dalla Germania era una cosa passata, giusto? Sì, ok, allora, lui vale, tu sì che vale, allora, dimmi una cosa, te lo ricordi JR? Sì, sì, c'ho, c'ho gli anni per. Ti sei ispirato a lui col sigaro? No, 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 mi piace il sigaro, basta. Ah, no. Ti piace così, è una cosa, sì, sì, sì. È una cosa tua? Cosa mia. Ma rende come personaggio con le donne oppure no? Sì, secondo me sì. La presenza del sigaro fa... Secondo me ti dà... è come avere il ciuccio praticamente. Ah, quindi, quindi è una cosa. Spiri tenerezza e quindi... E vai. Quindi poi le donne... In qualche modo acchiappi. Insomma. Acchiappi, acchiappi. Ragazzi, conferma... Dai, dai, ragazzi, inizio a fumare adesso, mi fumo il microfono adesso. Ragazzi, confermate le tecniche? Assolutamente, confermato, vedi? Anche tu, cioè, stanno tirando fuori tutto il sigaro. Attenzione, colpo di scena. Sì, almeno guarda. Attenzione, ce l'hai tu? No, io non fumo. Fantastico, colpo di scena. I ragazzi sono, li hai addestrati tu, Marco? Certo. Perché tu sei il loro personal coach, cookator coach, una sì, roba. Sì, diciamo che vado avanti, poi vediamo. Insomma, questa cosa. Ah, quindi tu sei la prepista del sì, gruppo. Sì, siete tutti single, ragazzi? Siete single? Sì, sì. Sì, sì, sì. Quindi tu sei il famosissimo apripista? Sì. E alla fine non cucchi niente? No, e apro per loro. Apri per loro. E loro trombano. E loro, ecco, ok, tu sei... Ma sì, è uno strumento, è un modo di suonare, no? Giusto? Tettone? Ok, perfetto. Quindi, ragazzi, dovete ringraziare Marco per questa... Lo ringraziamo tutti i giorni noi, nelle nostre preghiere. Addirittura fate le preghiere a Marco? Assolutamente, sì. Magari in tasca avete anche un santino di Marco? No, abbiamo dei talismani, però non si possono vedere, se no perdono l'effetto. L'importante è tenerli in tasca, nella zona equatoriale, immagino. Nella zona pelvica. Nella zona pelvica, ecco, perché il talismano di Marco funziona nella zona pelvica. Certo, certo. Assolutamente. Soprattutto nella zona. Soprattutto nella zona pelvica. Ecco, ma inizia anche a creare delle vibrazioni o è tutta una cosa simbolica? No, dipende dal tipo di vento che c'è in giro, è molto climatico, diciamo. È molto climatico, noi ci stiamo acclimatando al convento, ho visto che siete entrati in sintonia follia anche voi, perché in questo locale lo slogan è se non sono matti, non lì. Vogliamo, bravo, hai visto? Quindi voi? Siamo al nostro agio. Allora, abbracciatevi un attimo tutti assieme, perché loro, signori e signori, sono i quattro dell'Ave Maria di Milano. Ciao ragazzi! Ciao, ci vediamo dopo. Siamo la compagnia del sigaro. Dell'Ave Maria, visto che siamo al convento. Bravo, vedi che lui è già entrato in sintonia. Fantastici, bravi ragazzi. Bravi. Grazie.